Claudio. Innanzitutto, vabbè, l'ho fatto già privatamente con molti di voi, ma non posso far altro che ringraziarvi invece collettivamente, perché la vostra compagnia, e dico vostra, voi che siete qui, ma mi rivolgo anche a quelli che sono in streaming, e diciamo per rispetto loro non presenterò slide, anche perché sinceramente dopo la slide di Bagnai, quella sulle se ci dicono di no, no? Noi li minacciamo e loro se ne sbattono il belino, oggettivamente non credo che sarebbe stato possibile fare niente di paragonabile, no? E quindi mi astengo da fare qualsiasi tipo di slide. Dall'altra parte però, spero se mi vogliate perdonare, se invece dei miei soliti argomenti discorsivi, in questo caso cercherò di entrare un minimo più sul tecnico, vale a dire quello sui mercati finanziari, perché d'altra parte una delle obiezioni che sicuramente avranno fatto anche voi e che sicuramente vengono sempre fatte poi dopo ogni volta che si affronta l'argomento è: sì, io posso anche capire cosa sono le ragioni sottostanti alle vostre argomentazioni e posso anche approvarli, ma se si esce dall'euro sarà un disastro. Punto. No? Dice, ma perché? Ma tu non consideri i mercati finanziari? A me. No, è una cosa fantastica, no? Che di solito è un indice specifico della validità dell'argomentazione. Vale a dire, quando mi trovo uno che ha un qualsiasi altro mestiere rispettabilissimo e mi viene a dire non consideri i mercati finanziari. Non so, come se... non so, io andassi dall'idraulico e gli dico non consideri i tubi, questo mi guarda e mi dice sei matto, e io purtroppo che non sono abituato a sfoggiare il CV, no, cose di questo tipo, non rispondo perché dico tanto non serve, però capite bene che è un po' strano, insomma, che a uno che è vissuto in borsa praticamente dalla nascita, come sono io, va a dire non consideri i mercati finanziari, la reazione dei mercati finanziari. E allora ragioniamo un po' su queste cose, perché evidentemente manca un pezzo di informazione. Però come minima premessa, scusate, lasciamolo dire adesso, non vorrei però dall'altra parte che nel mentre che si entra nel tecnico e si argomenta poi dopo su cosa sono le possibili vantaggi, svantaggi e così tipo, perdiamo sempre di vista una cosa, vale a dire che andiamo troppo a fissarci sul cartellino del prezzo e però poi dopo dall'altra parte sembra che non ci interessa che cosa stiamo comprando. Attenzione, stiamo comprando la libertà. Quanto vale? Ci interessa veramente sapere che costa 5 o costa 7? Secondo me no. Quando siamo andati, io e Rinaldi in trasferta, che ci si potrebbe fare un film a San Marino, che... ma è veramente, cioè adesso purtroppo ci sono delle scene che, del backstage che non potrete vedere perché non le hanno filmate. Io ho avuto la fortuna di poterle vedere, di Rinaldi che tracimava, no? dagli angusti confini della Repubblica. E d'altra parte però, insomma, alla fine il discorso era un po' quello lì. Noi vi possiamo anche spiegare come, che cosa, però voi dovete confrontarvi con i vostri nonni che escono dalle tombe, che vi vengono a prendere, e poi dopo con i vostri figli che vi meneranno quando poi dopo saranno grandi. Cioè c'è un discorso di libertà che non è negoziabile, non è negoziabile, non vale, non costa, non si argomenta, la libertà non è negoziabile, non mi interessa. Per cui, detto questa premessa, lo so, infatti adesso io rientro nel populista, rientro nel pratico, perché purtroppo temo che anche fra di noi ogni tanto il luogo comune alligni, vale a dire che anche fra di noi, io l'ho sentito ogni tanto arrivare in qualche intervento, ma a partire dal primo bellissimo di João Ferreira,
si pensa che sì, l'uscita dall'euro porta sconquasso, che i mercati, e quindi bisogna inventarsi tanti strumenti, tante maniere per poterlo gestire e così via, perché effettivamente la cosa diventa problematica. E quindi poi dopo João Ferreira diceva, per esempio, come argomento di buonsenso, se ci si mettesse d'accordo allora si minimizzano, no, queste confusioni e così via. E poi dopo ovviamente teniamo presente che se ci si mette d'accordo conduce alle se ci dicono di no, che poi dopo è sempre il punto d'arrivo, no? E stessa roba, poi dopo, ovviamente, se noi ci mettiamo a valutare argomenti tipo quello fornito al professor Zezza, che ci dice, ma magari non svalutiamo neanche. Ora, se non svalutiamo neanche, non c'è neanche il problema, no, dei mercati. Io, secondo me, penso che svaluteremo. E tutto sommato, e anzi, che sia una cosa necessaria e utile, ma non importa, perché gli argomenti, quelli che si basano sullo sconquasso, scusate, perché poi dopo stiamo dicendo la bilancia dei pagamenti è pareggiata, grazie al cavolo, no? Cioè è pareggiata perché siamo morti uccidendo le importazioni, come il buon nostro caro amico Monti lo diceva, non in patria, no? Perché se lo diceva in patria poi dopo gli davano, a un certo punto, ma fuori dalla patria, no, in inglese diceva we have destroyed internal demand, no? C'è il branino su YouTube, possiamo sapere, quindi significa eravamo storpi, il nostro problema era che avevamo una gamba rotta, seguiamo quell'altra, così sei simmetrico, no? Cioè asimmetrie. E poi dopo te voglio vedere a correre, no? Con due gambe segate. Infatti non corriamo e recediamo. Il problema è che la recessione è vero che secondo la legge di Achille la tartaruga può essere eterna, ma non è mica detto che la vogliamo, recessione eterna. Per cui arriviamo ai nostri mercati finanziari. Il mercato è importante, è figurarsi, è appunto, è importante, certo, è importante, ci ho campato, ma non è fondamentale. Il mercato è un luogo e i prezzi sono un istante. Il problema non è se brucia la palazzina, posto che bruci la palazzina del mercato della frutta, il problema è se spariscono i campi. Poi dopo l'aspetto del... lì diventa il problema. In questo momento stanno sparendo i campi e noi ci preoccupiamo della palazzina del mercato, no? Che cosa succede quel giorno lì? Oddio, no, ma cosa vuoi che succeda? Il mercato è un luogo e come tale è superabile, oltretutto che pure virtuale ormai per la maggior parte dei casi, e i prezzi, vale a dire quelli che si formano, no, in un momento di questo tipo, sono un istante e possono ovviamente cambiare. Il ragionamento che sento, no, spesso e volentieri è molto simile a quello che sentivo in momenti di disastro della borsa, perché ci sono stati dei momenti pesanti di disastro dei prezzi della borsa, dove arrivava della gente che diceva il peggio deve ancora venire. Io guardavo il grafico del titolo e il titolo era andato da 10 a 1. Arriva uno e mi dice il peggio deve ancora venire. Ma che vai a meno 8? Cioè... il peggio probabilmente l'hai già visto e quell'uno magari è addirittura esagerato rispetto a quello che potrebbe succedere o quello che potrebbe vedere. Per cui, dato che questo argomento del panico è il secondo più usato, il primo sono le cazzate, no? Perché la benzina, 7, le cose così di questo tipo, vediamo di gestire l'argomento del panico. Allora, secondo me è possibile dimostrare che si possa, persino con degli accorgimenti non troppo astrusi, arrivare a ottenere i famosi haircut sul debito, no, quelle cose, senza che nessuno perda niente o che non sia imposta perdita ad alcuno. E adesso cerco di dimostrarlo. Innanzitutto bisogna cercare di capire che buona parte della ricchezza non panica. Vale a dire,
L'ultima rilevazione italiana ha portato 8.600 miliardi, no? Ormai è molto molto meno, perché appunto stanno morendo i campi, no? Non il mercato, comunque 8.600 miliardi la ricchezza privata italiana, no? Allora, di questo 5.900 sono beni reali. Ora, la casa non viene colta da panico, il bagno non scappa a un certo punto, no? Se noi usciamo dall'euro. Al massimo uno che si spaventa scappa in bagno, ma il bagno in sé per sé non fugge dall'appartamento, no? Per andare a rifugiarsi in Svizzera o cose di questo tipo. Per cui togliamo di testa quella cosa lì, non solo, quel valore lì che uno dice ma poi si riduce il valore della casa. Allora, non è detto, ma supponiamo anche che si riduca, non si riduce la tua casa. Si riducono tutte le case, quindi significa che se per caso tu vuoi vendere la tua casa per comprarne un'altra, no? Per te non cambia assolutamente nulla. Chi è l'unico che viene fregato? Quello che, se questo scenario avviene, cosa di cui io non sono per niente certo, quello che vuol vendere la casa qua e comprarla a Düsseldorf. Mi spiace. Come si suol dire, cazzi sua, cioè, scusiamo, cioè, ma chi se ne frega, no? Altrimenti in realtà non succede. Il problema è che tutte queste cose o tutte queste minacce che vi fanno vedere in realtà stanno già avvenendo. Uno dice, ma caspita, con il mercato si distruggerà la ricchezza, si distruggono i risparmi, Allora, se io prendo e metto l'IMU, no, tanto per dire, e poi dopo la carico, perché ovviamente avete visto cosa vi sta succedendo in Grecia, no? E ce l'ha raccontato Panagiotis. Cioè, non è tanto una questione di un anno ve metto l'IMU, l'anno dopo ve metto la TASI, l'altro ve metto la TARSU. Il fatto che devono aggredire la vostra proprietà man mano, fettina per fettina, no? Per riuscire a tenere vivo il paziente, no? E allora cosa succede? Succede che il valore della casa si distrugge. Abbiamo visto anche in Spagna, 50% in meno, ce l'ha detto Montero, no? 50% in meno il prezzo delle case. Ora, se io da questi 5.900 miliardi, no, di case distruggo il 10% di valore, sto fumandomi 590 miliardi e mi preoccupo del mercato, mi preoccupo di cosa succede, delle cose. No, attenzione, sto distruggendo fisicamente i campi e di questo non me ne preoccupo. Io poi dopo ovviamente ho scritto investire nell'arte, vi assicuro che un quadro con una ragazza che guarda l'orizzonte non si trasforma nell'urlo di Munch se usciamo dall'euro. No, panico, no? Rimane falso. Nell'urlo di Munch falso ovviamente, no? Rimane quello lì, così come rimangono le vostre cose. Quasi tutti gli asset che fanno parte di tanti risparmi degli italiani, no? In realtà non vengono minimamente toccati. Se io ho un fondo comune internazionale non succede nulla, perché ovviamente fa parte di beni che sono espressi in titoli e cose di tutto il mondo, non cambia niente, anzi paradossalmente siamo dal lato opposto della casa di Düsseldorf, cioè io fondo comune internazionale, noi svalutiamo tantissimo, questo rimane lì sul suo valore e alla fine poi dopo ci guadagno, un'obbligazione estera, cose, niente, no? Nessuno. Le azioni sono beni reali anche questi. E quindi una società, nel momento stesso in cui noi, una società quotata, se usciamo dall'euro, questa sale perché ovviamente le prospettive di un paese, invece di essere una prospettiva di un paese che sta morendo, che è sotto condizionalità, poi dopo cambiano e diventa prospettiva di un paese che ha delle opportunità. Quindi non serve a nulla, non è che se noi passiamo in euro si distrugge il valore di un'azione, perché è un bene reale, rappresenta una società che magari ha stabilimenti in tutto il mondo, quindi non cambia nulla. Rendite assicurative, tutto vincolato, non si può fare niente. I contanti sono pochissimi, 100 miliardi è la quota di contanti, no? Ma non solo. I depositi che sono di più, no?
la parte volatile del deposito, vale a dire quello di quello furbo, no? Che invece l'aveva già visto prima, è già scappato abbondantemente. E non solo, l'attacco al risparmio che sta venendo fatto dal punto di vista fiscale, in parallelo con i tassi bassissimi, comporta che tanta, sempre più gente se la tiene nel materasso. Perché ti costringono a dover pagare non in contanti? No? Non tanto per l'evasione fiscale, che tanto lo sanno benissimo anche loro, che se non sono del tutto idioti, che non si può tirare fuori un numero ancora maggiore di tasse, perché già l'incasso delle tasse, così come io continuo a dire, è superiore rispetto a qualsiasi altro paese paragonabile. Quindi non è fisicamente pensabile che io domani depenno l'evasione fiscale e questa aumenta il gettito, aumenta il 10%. Il gettito non aumenterà. Se io aumento, diminuisco la pressione fiscale, scusate, se io diminuisco l'evasione fiscale, semplicemente chiudono delle attività, no? Basta, quindi quello è molto banale. Il fatto però che ci siano dei tassi bassi e che il risparmio sia aggredito, perché vi dicono la rendita è ancora poco tassata, ovviamente sono delle balle spaziali, perché se noi consideriamo, è un conto semplice che ho fatto via Twitter, ma se noi consideriamo che uno ha 100.000 euro di risparmio, no? L'inflazione target 2%, reddito, tasso di interesse 3%, no? A quel punto il reddito reale di chi ha una situazione del genere, che è normalissima, è 1%, vale a dire 1.000 euro su 100.000, no? Depositati. Su questi ci paga il 20% su 3.000, no? E quindi sono 600 euro, più il bollo che adesso è diventato 2 per 1.000 sull'intero ammontare, e quindi sono 200. Quindi significa che se una rendita di 1.000, su una rendita reale di 1.000 euro per un risparmio, il risparmiatore ha una tassazione in questo tipo di scenario dell'80%. Quindi, e dall'altra parte cosa abbiamo? Un fondo monetario internazionale che gli dice: ma io vi posso anche svegliarmi di notte e vi babbo il 10% di tutto il conto corrente. Allora io devo star lì a dormire, no? Preoccupato perché il mio conto corrente, che non mi rende nulla e che se anche mi rendesse qualcosa, no, è tassato l'80%, rischiando di farmelo pappare il 10% dal Fondo Monetario Internazionale e passando per ricco, perché se i miei soldi sono sul conto corrente io sono ricco, perché poi lo devo dichiarare, se sotto il materasso io sono povero. Incredibile, no? Cioè la ricchezza della posizione, no? Allora cosa succede? Il fatto che io già in tanti abbiano, a seguito di queste cose, i soldi sotto il materasso e che i grossi invece se ne siano andati da altre parti, perché tutta la fuga di capitali che c'è stata ai tempi di Monti e così via, che cos'altro non era, di gente che aveva anticipato, no, questa conclusione, significa che il rischio effettivo della gente che si fiondi in banca, che quindi faccia poi dopo corsa agli sportelli e così via, è molto basso in realtà. È molto basso e controllabile, perché non ci vuol niente, anche se al momento è una rottura di scatole, imporre controlli di capitali, e significa che tu prelevi quello che ti dà il bancomat, stop, senza dover prendere, no, e portare via poi dopo tutto il capitale. L'hanno fatto a Cipro per degli scopi molto meno nobili. D'altra parte la corsa agli sportelli è evitabile, se in tanti hanno i soldi sotto il materasso, la corsa al materasso non ha mai spaventato nessuno. Di solito è indice di attività più piacevoli, no? Per cui non mi preoccuperei esattamente da quello. Il fatto che si possa mettere dentro crediti fiscali, come ha suggerito Zezza, come suggerisce anche Cattaneo, che voi magari seguite per altri blog e così, questo tipo aiuta, perché, ma non perché mi serve tenere in circolo una moneta parallela, mi serve perché mi aiuta a superare le mie paure, no? Cioè quando poi dopo alla fine c'è il changeover, in realtà io avrò già in circolo una moneta parallela che mi fa spaventare di meno, mi fa correre di meno al materasso, no? O alla banca. Per cui potrebbe anche essere una soluzione. Rimane poi dopo quell'altra cosa brutta dei mercati, vale a dire lo spread di titoli di Stato e cosa succede. Allora, quando già con Berlusconi una volta e con Monti due volte lo spread è andato sopra 500 punti, allora già questo valore comprendeva
sia qualsiasi tipo di aspettativa di svalutazione della moneta e sia una parte di default. Vale a dire, uno spread a 500 punti implica che chi sta vendendo i titoli in quel momento teme sia la svalutazione che il default, ma più il default, che dato che sono due cose che dovrebbero correre parallele, cioè o svaluti o defaulti, insomma abbiamo visto la Grecia ha defaultato, e altrimenti però se svaluti non defaulti, perché paghi con la nuova valuta, no? Quindi già si era in overshooting. E cosa succede? I rendimenti dei titoli, no, di solito vengono letti secondo una cosa che si chiama curva dei rendimenti, che è un esempio di asimmetria, no? Allora, perché la curva dei rendimenti è molto banale, cioè perché in questo momento i bot rendono l'1% e il BTP rende il 4%? Normalmente dovrebbero, in uno semplice ti dice, vabbè, ma tanto è sempre debito, dovrebbe costare uguale, no? Non è che prevede che i tassi in futuro saranno più alti, no, semplicemente così come un tasso di interesse per un titolo a 10 anni, no, come è il BTP, che è quello su cui viene misurato lo spread, non è necessariamente più pericoloso, perché come sempre da una parte c'è il rischio e dall'altra parte, ci insegna Bagnai, c'è l'opportunità. Dovrebbe esserci un prezzo equivalente, vale a dire l'opportunità è quando i tassi scendono, allora a quel punto se io ho investito in un BTP avrò un rendimento più alto e guadagnerò, no, dal mio investimento. Il rischio è se i tassi salgono, a quel punto il BTP ha un tasso fisso, i tassi salgono, vanno al 7-8% e io avrò un tasso di interesse inferiore rispetto a quello di mercato. Perché normalmente c'è questa curva dei rendimenti? Vale a dire, perché normalmente il tasso di interesse basso, il titolo a breve, vale a dire il bot e così via, ha un tasso di interesse inferiore rispetto a quello a lungo? Perché c'è una simmetria. La simmetria semplice è, noi da qui a 10 anni, che è la vita utile del BTP, no, i tassi possono oscillare in livelli che noi non conosciamo, però non possono andare a meno 8 come l'azione, no, di cui vi si diceva. C'è un floor, vale a dire i tassi sotto lo zero non vanno, tranne che nel caso della Germania, che siamo riusciti a fargli anche quello, ma altrimenti i tassi in salita possono andare su tantissimo. Quindi normalmente già i mercati scontano, no, questo fatto. Il fatto che ci fosse uno spread a 500 comporta che c'è una differenziale di rendimento rispetto ai titoli tedeschi del 5%, ma non 5% per un anno solo, 5% per 10 anni, che fa 50%. Quindi significa che con lo spread a 500 si implicava già un misto di danno, svalutazione rispetto al titolo tedesco del 50%. In questo momento che siamo molto fieri del nostro spread a 250, ci sta dicendo che in realtà stiamo parlando di 25% già implicito, no, nei prezzi. Quindi è già successo, se noi usciamo e svalutiamo del 25% non succede nulla, ma non solo. Se quando i mercati erano a 500, no, di spread, e noi siamo ancora vivi, cioè siamo passati 3 volte e non siamo morti, noi 500, i mutui non sono saliti nonostante le balle di qualcuno, no, che ve lo raccontava, no, e siamo sempre lì. Se in quel momento noi fossimo usciti perché non si mettevano d'accordo, cioè a un certo punto c'è stato Draghi che ha salvato, a suo dire, la sua di situazione, non la nostra, ma ha salvato la sua di situazione la prima volta con l'LTRO, no, con i prestiti alle banche e poi col whatever it takes. Se non l'avesse fatto, a questo punto saltava il debito e noi dovevamo per forza uscire, no? L'avesse voluto il cielo. Ma in ogni caso non sarebbe cambiato nulla, vale a dire che quei prezzi lì a 500 già includevano abbondantemente quello che sarebbe successo, e gli operatori di mercato non sono pirla, sapevano che c'era effettivamente questo rischio, non sapevano valutare se c'era più rischio di svalutazione o più rischio di default, quindi mettevano dentro tutto assieme e quello era già successo, no? Per cui nel momento stesso in cui il mercato già te l'ha anticipato, più ti anticipa il mercato l'evento e quindi più noi parliamo di queste cose, più le cose già si aggiustano poi dopo sul mercato. E quando le cose si aggiustano significa che quello che succede dopo è una sfiatella, no? Perché è già stato preso, cioè non c'è il botto, la bomba, no? Cioè dice adesso cosa succede? Pff,
Perché? Perché è già successo. È già successo, è già sistemato. Come si chiama? Ricordiamo poi infatti che lo spread c'è soltanto nelle nuove emissioni, vale a dire tutto lo stock di debito è già emesso. Non è che c'è lo spread a 500, il nostro costo del debito, come degli idioti scrivono, aumenta di quella percentuale lì. No, perché non è così, perché dipende soltanto dalle nuove emissioni. E noi possiamo anche aspettare. Ma a un certo punto uno dice il problema del debito estero, che ho già sentito anche accennare prima da Zezza. Attenzione, il problema dell'estero, questa è una confusione, non è chi all'estero ha del debito italiano, chi all'estero ha del debito italiano, razzi suoi, ma non perché sia poco conveniente, abbiamo detto che è già compreso nei prezzi, quindi semplicemente in questo momento chi ha un BTP italiano, no, che già sta apprezzando parte di questa sfortuna o svalutazione, ce l'ha già nei prezzi, quindi non sta né guadagnando né perdendo, no? Il problema diventa il debito emesso sotto legislazione estera. Però attenzione, il mio macellaio non va ad Amsterdam a fare debiti. Io non l'ho visto. Chi va normalmente all'estero a fare debiti sotto legislazione estera è perché, innanzitutto, significa che ha fatto i suoi conti. E se li ha sbagliati, scusate, un po' cavoli suoi. Cioè, nel senso, se qui in Italia, siamo anche qui, no? Sullo stesso pianeta di prima. E poi normalmente ha degli asset. Quindi se io vado ad Amsterdam, può essere che ad Amsterdam c'è una fabbrica. E in quel caso poi dopo le due cose più o meno si compensano. Io ho guardato un po', ho fatto un po' una stima, perché di solito questo argomento viene fuori, no? Sulle principali società italiane, buona parte di chi ha debito emesso in valuta estera, lo riconosce in legislazione estera, lo riconoscete perché di solito nell'ISIN, vale a dire nei codici, no, del titolo, è marcato con XS. Se c'è davanti IT è perché il debito di solito è emesso sotto valuta italiana, quindi delle obbligazioni. Se c'è davanti XS è perché è probabilmente emesso in valuta estera. O è molto poco, vale a dire Eni ha del debito emesso in valuta estera, ma se ne frega Eni del suo debito. Se ne frega totalmente, è una percentuale minimale rispetto ai suoi ricavi. Se anche questo gli si aumentasse del 20% rispetto all'euro, rispetto alla lira nuova attuale, l'Eni si ne disinteressa. Generali e altri hanno anche loro qualche debito immesso in valuta estera, per la maggior parte è subordinato. Cosa significa? Significa che è un debito potenzialmente perpetuo, per cui la parte del principal, cioè dell'incremento della quota del debito, in realtà è un non problema, perché potrebbe essere rimborsata quando cavolo vorrà e anche mai. In realtà l'unico incremento si avrebbe un pochettino sulle cedole, no? Quindi immaginatevi che problema potrà mai essere, no? per una società come Generali. Qualcuno è sfortunato e ci perde, vabbè ragazzi, ma anche lì, certo, non posso garantire che nessuno poi dopo alla fine non ha qualche svantaggio, però gli aiuti di Stato, se proprio vogliamo considerare che tutti devono salvarsi, per la parte del debito estero emesso saranno minimali rispetto a quanto ci stiamo mettendo adesso. Quindi la storia dei fallimenti a catena è un'emerita balla, perché i fallimenti ci sono ora, non è che ci sono dopo la svalutazione. Sembra che adesso non fallisca nessuno. Ora, è una cosa assurda. I fallimenti di quello che proprio per caso aveva debito emesso in valuta in legislazione estera, anche qui stiamo parlando della pulce del cane, ma chi se ne frega? Cioè, attenzione, è una roba gestibile, ma i fallimenti ad ampio raggio e soprattutto dell'industria piccola e media sono di gente che ha dei debiti in Italia, che non vende il prodotto in Italia, non è che è andata a stipulare il debito a Berlino, e se c'è andato, scemo tu. Comunque, in ogni caso, la cosa è gestibile. Attenzione però. Un suggerimento, giusto per chiudere, proprio banalotto, su come si recuperano queste cose. Noi abbiamo visto che il mercato anticipa, quindi significa che della gente che di sua libera, precisa iniziativa, valutando che ci sono dei rischi, vende un debito che ha un nominale di 100, lo vende a 80 o a 70 o a 60. Questo è lo spread. I BTP italiani, no, ci sono stati dei momenti che sono stati venduti quando lo spread era 500, così questo tipo a 60, no? Cioè, ora,
qualcuno ci ha guadagnato da quello spread a 60, perché sappiamo tutti che non è che tutti vendono, qualcuno vende, dall'altra parte c'era qualcuno che compra. Chi è che ha comprato? Hanno comprato tipicamente le banche italiane, no? Hanno comprato le banche italiane pagate da Draghi. A quel punto Draghi sapeva, ha visto che, che il gioco si stava rompendo, e allora ci ha messo il primo cerotto, no? Ma non per il nostro bene, per il suo, perché è ovvio che se salta il sistema bancario, specialmente quello italiano, lui che cosa fa? Allora cosa ha fatto? Ha trovato una maniera di sussidiarlo in modo intelligente. Gli ha detto, prendete quanti soldi volete all'1%, i vostri titoli, no, quelli italiani, rendono in questo momento il 42, perché appunto c'è uno spread di 500 punti, comprali, e li hanno comprati a 60 e adesso sono a 100, e quindi la banca italiana è piena di profitti. Infatti quando uno mi dice ci sono dei seri problemi nelle banche italiane, io dubito che ci siano dei seri problemi nelle banche italiane, quantomeno sulla posizione titoli, perché ci hanno guadagnato tantissimo. E restituiranno le LTRO che non stanno restituendo? Sì, quando gli scadono i titoli di Stato si ribeccano 100 e restituiscono le LTRO. Ma in questa fase che abbiamo visto, dove i titoli vanno a 60, no? Per evitare che ci sia qualcuno che ci guadagni indebitamente e per riuscire a fare il layer cut del debito in modo tale da riuscire ad alleggerire dal peso del debito, no? Chi sono gli enti indebitati in maniera indolore, c'è un sistema facile che nessuno propone mai, perché è un'altra eresia. Dato che qui siamo fra eretici, ve la propongo io. Pensateci un attimo. La gente si spaventa e l'estero spaventato vende a 60 il debito italiano. No, lo vende, no. A questo punto, dall'altra parte, magari c'è qualcuno ben informato che può speculare, no? Magari qualcuno che dice, beh, ma io 60 me lo compro, no? Così, questo tipo. E allora l'hedge fund tipicamente arriva e si compra magari dei titoli a 60, si compra dei titoli a 70 perché spera di avere un profitto. In certi casi gli va bene. Se noi facciamo come hanno fatto con la Grecia, vale a dire diciamo che chiunque detiene questi titoli poi perde il 70% o perde il 30% o perde il 20%, mettiamo la percentuale di sollievo del debito che vogliamo dare, otteniamo che chi ha comprato a 60 magari guadagna 10. Se io dico seguo il 30% del debito, ho comprato 60, mi danno 70, questo ha guadagnato 10, no? Senza nessun merito, se non quello di aver fatto lo speculatore, no? Entrando sul mercato. La famiglia che manco lo sapeva, che ci aveva 100, no? Aveva comprato 100 pensando alle cose, si trova 30 in meno. E non è esattamente corretto, non è esattamente giusto, no? Io non voglio dire, voglio distribuire i guadagni, le perdite a questo che mi sta più simpatico, a questo che mi sta meno simpatico. No, c'è una maniera banale per far sì che nessuno perda di sua volontà. Ora, noi tutti sappiamo che le banche hanno a memoria il prezzo d'acquisto dei nostri titoli, perché su quello ci pagano le tasse, capital gain. Quindi quando noi vendiamo un titolo, la banca sa che prezzo noi l'abbiamo comprato, la differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto è la base su cui poi dopo viene computato poi dopo il capital gain. In condizioni di emergenza è molto banale, a uno verrà restituito il prezzo a cui ha comprato il titolo. Non perde nessuno. Io ho comprato 60, riavrò indietro 60. 40% di haircut, quindi il debitore spende di meno, no? Alla fine. E poi? C'è qualcuno che ci perde? No, anzi, per il futuro ti sto segnalando che sei scemo a vendere a prezzi inferiori e che quindi il tuo debito italiano te lo devi tenere. Perché alla fine poi dopo rischi che l'unico che ci perde è stato proprio quello che pensando di speculare o di riuscire a godere sui nostri danni è quello che prendeva e martellava poi dopo i titoli sul mercato, vedi il mio ex datore di lavoro, a prezzi più bassi. Così facendo io faccio un haircut, perché alla fine ci sarà qualcuno su tutta la massa dei debiti emessi, ci sarà qualcuno dove non verrà minimamente toccato, qualcun altro che verrà toccato pesantemente e così via, ma nessuno avrà una perdita imposta, perché semplicemente riavranno il prezzo che hanno pagato per i loro risparmi. Per cui vedete che è possibile, basta semplicemente avere un minimo di volontà, pensare a sistemi che non siano distruttivi.
quando loro in questo momento stanno meditando il sistema del bail-in bancario, su cui non abbiamo ancora capito bene cosa significa, ma vi assicuro che è una fregatura analoga a quella della Grecia, vale a dire imporre perdite ai conti correnti, ai correntisti e così questo tipo. Perché? Certo, per fare il secondo effetto gregge, no? Hai imposto perdite alla Grecia, hai fatto scappare la gente dalla Germania. Se io impongo delle perdite a delle banche deboli, li farò scappare delle banche forti o supposte tali, che vale a dire non sono mai le nostre, anche se per caso lo fossero. A quel punto lì poi dopo tu vai ancora più nel casino. Ora, tutti questi sistemi, quelli che impongono perdite, no, a gente incolpevole che non c'entrava nulla, che era un correntista cipriota, no, così questo tipo, portano a degli obiettivi distruttivi, cioè vogliono distruggere. È possibile invece pensare a strumenti tali per cui poi dopo noi possiamo prendere, uscire dall'euro secondo le procedure che abbiamo fatto e che abbiamo delineato e che, ricordate, ogni giorno che diventa praticabile o che viene usata moneta elettronica comporta che la facilità diventa ancora superiore, perché a quel punto non ci vuole niente. Io a Sammarinese gli ho detto: voi dovete farvi lo scudo, cioè a un certo punto, o qualsiasi cosa Sammarinese, ma cominciate, ma non stampatele che vi vengono a inseguire, fatevi una carta di credito, ma ce l'avremo già, stiamo facendo benissimo. A quel punto lì poi dopo vedete che siete messi un pochettino meglio, no? Perché una volta che farete il changeover già ce l'avete lì e non avete problemi di tutte queste robe medievali che vi dicono la stampigliatura delle banconote, i cavoli, i codici, no? E così via. Quindi il changeover si può fare, si può mettere dentro in circolazione una moneta parallela tramite crediti fiscali, tramite pagamento dei bot. Io l'anno scorso vi avevo suggerito di immettere i bot, no, come moneta parallela, in modo tale che la gente avesse già subito, no, la possibilità di poter pagare. Poi a un certo punto, quando la circolazione del bot è diffusa, si fa il changeover e si passa. Le svalutazioni, quello che avverrà dopo, in gran parte non svaluta nulla per i motivi che vi ho detto, e in altra parte in realtà porta degli sconquassi sui mercati che sono largamente sovrastimati, perché in realtà il mercato già anticipa, e quando noi e degli altri accorgimenti tipo quello del ripagare il prezzo di acquisto non costano niente e conducono a una cosa che non è distruttiva. Per cui in generale l'importante, quello che vi dico, il mio motto è: il vento è sempre favorevole per chi sa dove vuole andare. Nel momento stesso in cui viene da Seneca, nel momento stesso in cui noi sappiamo che vogliamo avere quell'obiettivo, come arrivarci è l'ultimo dei problemi. Ci sono technicalities e vi si mostra che la strada non è così impervia e così dritta come e così insormontabile come invece sembrava vista dal basso. Ma è un sentiero in salita, ma percorribile. In ogni caso ci si arriva, di guide ce ne sono e di guide ce ne trovano. Certo che l'importante è capire e sapere che noi su quella montagna ci vogliamo andare. E il valore e il premio che c'è sopra quella montagna è la libertà.